Il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, duca di Castro, gran maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha riunito a Napoli nella sala del re di Palazzo Reale le grandi cariche per la costituzione della Fondazione Ordine Costantiniano Onlus, un'iniziativa che spiega ai nostri microfoni Eugenio Donadoni, direttore delle Cronache Costantiniane. I cavalieri associati all'ordine devono impegnarsi a fare qualcosa di costruttivo. In pratica, o diciamo rivalutare la storia del meridione durante il periodo borbonico, oppure, come più spesso accade, partecipare attivamente a delle opere di beneficenza in favore delle persone più bisognose. Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un antico ordine cavalleresco, le cui origini risalgono per tradizione all'imperatore Costantino e all'apparizione della croce, ordine millenario presente in tutto il mondo con l'impegno di difendere e promuovere i valori cristiani. La fondazione nata oggi può essere beneficiaria di eredità o legati testamentari, inoltre di donazioni di liberalità, le quali godono della deducibilità fiscale prevista dalla legge. Ai nostri microfoni, Sua Altezza Reale, il principe Carlo di Borbone spiega l'importanza dell'iniziativa. Sì, diciamo che l'Ordine Costantiniano rimane l'Ordine Costantiniano. Abbiamo deciso di fare una fondazione Ordine Costantiniano Onlus per adeguarci ai tempi attuali, soprattutto nella continuità delle opere caritative e umanitarie. Beh, diciamo, per i ovvi motivi di attaccamento a questa città, la mia famiglia è sempre stata legata a Napoli. Ricordo io personalmente, da bambino venivo con mio nonno, poi con mio padre, e momenti importanti sono accaduti qui in questa città. Ricorderò nell'84 per la traslazione delle salme di Francesco II, ho annunciato il mio matrimonio qui a Napoli, la mia prima genita è stata battezzata qui, insomma tutti i momenti importanti della mia vita sono succeduti qua.